Buongiorno. Permettetemi di introdurre il nostro ospite e conferenziere di questa specialissima giornata, il dottor Rosario Livatino, valente sostituto procuratore della Repubblica di Agrigento. Hai visto, Luce? Io me ne vado. Anch'io. Aspetta, non ci alziamo tutti e due insieme. Spero che il mio intervento offrirà materia di riflessione su due temi che possono anche porsi in perfetta antitesi fra loro: la società che cambia e il magistrato. In questa società in continua evoluzione, il magistrato è colui al quale, piaccia o no, è affidato lo specialissimo compito di applicare le leggi e in piena, totale indipendenza da ogni centro di potere, politico e mafioso. L'indipendenza del giudice, infatti, non è solo nella propria coscienza, nella libertà morale e nella fedeltà ai principi, ma anche nella trasparenza della sua condotta, anche fuori del suo ufficio, nella libertà e nella normalità delle sue relazioni, nella sua indisponibilità a iniziative e affari, nella scelta delle amicizie. Pertanto è da rigettare l'affermazione secondo la quale, una volta adempiuti con coscienza e scrupolo i propri doveri professionali, migliore uscito. Vai Rosario, va. Ciao mamma, ciao papà. Ciao cara. Ciao. Buongiorno cancelliere. Salutiamo dottore. Sono in ritardo? No dottore, il giudice Allatari ancora non c'è. E la toga? Non l'ha prestata a un collega. Qui hanno forzato. Non mi faccio capace, mi scusi. Cancelliere. Sì. Qui non si spiega mai niente a nessuno. Comunque, non ne parliamo in giro. Il procuratore ci penso io a informare. Va bene. Mi scusi, mi permetto. Rosario, chi c'è? Senti, Calì, puoi prestarmi la toga? Ti dispiace? No, figurati. Non l'hanno scassinato il mio armadietto. Che ti hanno preso solo la toga? Sì. Hai visto? Ciao, sono Nation. Fanno come vuole. Sembra un mercato. Basta, non farsi impressionare. Lo so. Ma vuoi sapere una cosa, Rosario? Io qua mi sento assediato. Qui dentro si soffoca. In tutti i sensi. E vabbè.
Buona giornata, Rosaccio. La parola al pubblico ministero. Signor Presidente, sono le più recenti indagini di polizia giudiziaria a dimostrare in modo inequivocabile come la mafia abbia operato uno spostamento tattico del traffico di stupefacenti dal quadrante nord-occidentale, oramai più controllato dalle forze dell'ordine e dunque meno sicuro, a quello sud-occidentale dell'isola, nella nostra zona, signor Presidente. Signor Presidente, 10 kg di eroina non sono affare occasionale, come dice l'avvocato. Calò Vincenzo è il gestore, l'organizzatore di un traffico di droga miliardario. Ma nemmeno Al Capone, Presidente. Avvocato, non interrompe il pubblico ministero. È la cosca di Sciacca, di cui il Calò fa parte, a spostare la droga dalla Colombia all'Europa. Signor Presidente, si vuole fare il processo a un'intera città, Sciacca, e senza uno straccio di prova. Un'altra interruzione, la faccio allontanare dall'aula, avvocato. E concludo. Chiedo a questa corte di voler perciò ritenere l'imputato Calò Vincenzo colpevole di spaccio, detenzione e traffico di stupefacenti ai sensi degli articoli 71 e 75 e infine dell'articolo 80, comma 13 del codice della strada. Ma quella è guida senza patente, presidente. Urno, tofetoso, disonesto, già arrivi, viva a casa stavolta. Stia zitto, o la faccio allontanare immediatamente dall'aula. Continui. Chiedo inoltre, ai sensi dell'articolo 343 del codice penale, che siano trasmessi gli atti all'autorità competente per oltraggio a magistrato in udienza. Ho finito. Non può essere. Ha parlato? Chi? Ah, come no? Mi voleva far sapere che Forte comprò i voti per i soliti politici. Senti, Rosario, come mi devo comportare con Migliore? È o non è il braccio destro del capocosca di Canicattì? È o non è? È un mafioso. E allora vai avanti, che me lo chiedi a fare? Lo sapevo, però te lo volevo dire. Perché abita sopra casa mia? Ciao, Di Salvo, eh. Ciao, Di Salvo, buongiorno. Scusa, sono dire una parola. Sono molto preoccupato. Allora, sono 12. Sì. Me li puoi incartare, grazie. Senz'altro. Quant'è? 12.000. 12.000. Livatino, se permettete, dottore, qui da Carmelo, ospite mio siete. Sono Antonino Forte, non mi riconoscete? Come no? Via Pirandello 3. Dottore Livatino, sono nelle vostre mani. Accettate. Grazie, non posso. Come? Non mi volete onorare? Non è questione. Grazie lo stesso. Pacchetto, per favore. Grazie, buongiorno. Messo. Per favore, a noi due papà, due frittatine. Che caldo, non si respira. Perché non ti metti il pigiama? Più fresco stai. Il pigiama? Il condizionatore ci vuole. A voi niente. Fa male la salute, si attacca alle ossa. E poi tuo padre è diabetico, eh. E che c'entra col diabete, mamma? C'entra, c'entra. Sì, ridete voi, io lo so. Oh, ancora non ci passa la testa. Ma una cosa, Rosario. Ti interessi tu della morte di Calogero, il nipote dell'avvocaticchio? Morto. Ammazzato. Sempre morto, eh. Però non mi rispondesti. Papà, di queste cose a casa non ne voglio parlare. Sì, me ne occupo io. Ma noi stiamo in pensiero per te, lo capisci? Il palermitano di Via Crispi, più buoni li fa i cannoni. Palermitano inquisito.
fuori per scadenza dei termini. Il mandato di cattura l'ho firmato io. Da Carmelo, capito, Antonino Forte. E si offrì di pagarmi i dolci. E tu? E me lo chiedi. E ha detto di no. Così ora tutti sapranno che rifiutaste una gentilezza. Signor Gangemi, si è deciso a nominare il suo difensore? Ossia, mi domandi e io rispondo. La legge impone che ogni imputato abbia un difensore, quindi ho l'obbligo di assegnarle un avvocato d'ufficio. È gratis. Allora ci penso e glielo faccio sapere, tanto che per maggio. Cancelliere, per favore, cerchi un avvocato tra quelli che entrano e escono e lo preghi di venire qui. Tanto qui entrano più avvocati che detenuti. Escono pure quelli. Avvocato Cascio, mi scusi. Sì, mi dica. Il sostituto Livatino ha bisogno di un difensore d'ufficio, per subito si intende, ci tiene molto. L'imputato chi è? Salvatore Gangemi. Ah, vai Angela, uomo di sostanza, una buona occasione. Non c'era altro. Gentile, grazie. Buongiorno. Buongiorno. Prego, si accomodi. Grazie. Ma che cosa significa? Io non mi faccio difendere da una femmina che potrebbe anche essere mia figlia. Allora nomini il suo avvocato di fiducia, ma subito. Se vuole posso anche rinunziare, non è un problema. No, resti. Il difensore d'ufficio lo nomina il magistrato. Cancelliere, scriva. E di che cosa l'accusano, signor Gangemi? Traffico di sostanze stupefacenti in concorso con ignoti. È stato fermato in località Dragona, all'esterno di una casa colonica adattata a raffineria clandestina. Sono un onesto commerciante di auto usate. Rubate. Roba da ragazzo, ossia parlare 100 anni fa, amnistiato. E poi là dentro neanche l'odore della droga ci trovarono. C'era tutto l'occorrente, tutto. Beh, allora anche per violenza carnale mi dovete condannare. E che cosa c'entra questo? È che non ce l'ho tutto l'occorrente io. Con rispetto parlando, signorina. Signor Gangemi, le assicuro che lei non ha niente da ridere. Ci ha mai pensato cosa le può succedere se non le danno il soggiorno obbligato? Se ha ancora voglia di ridere, rida. Io dovrei avere più tempo per esaminare meglio i verbali. D'accordo, d'accordo. Allora sospendiamo. Ci vediamo qui alle 4, le va bene? Dottor, qui c'è la mano di migliore. Saro Ricata, questo è un nipote di Forte. Faceva il mafioso. E il tappezzino. Gliel'hanno ammazzato sotto casa, così a Forte il messaggio gli arriva dritto come un telegramma. Vogliamo andare, dottore? Testimoni a disposizione, ce ne sono. No, qua nessuno ha visto niente. Qua nessuno vede mai niente. Però toccherà uno di migliore, poi uno di Forte, l'altro di migliore. Ma sa una cosa, dottore? Loro lo sanno già chi sarà il prossimo. Ma poi scusi, questo Licata non l'aveva proposto per il soggiorno obbligato. Ma l'hanno rifiutato. Adesso è colla. Grazie. Ho saputo la storia della toga.
Chi te l'ha detto? Calì. Caffè ristretto. Qua grazie. C'è lo zio. Ora ti dice se vuoi andare a caccia con lui. Scommetto un caffè. Buongiorno, procuratore. Buongiorno ai giovani virgulti di questo palazzo. Buongiorno. Hai sentito la televisione? No. Il nostro presidente Cossiga vi ha chiamato giudici ragazzini. Cos'è, un complimento o un'offesa? Tutte e due. Ha mancato? Io nemmeno l'ho visto. Vabbè. Bene, male. Dura. Bisogna rispettare la natura. Vedi un po'. Questa faccenda delle fatture false. Andiamo tutto a Catania, adesso la spiegano loro. Ma io sono arrivato a un buon punto. Adesso devo mandare gli ordini di comparizione. L'hai ritrovata? La pobre. No. Vivremmo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu il regno, tua la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, tu che hai detto ai tuoi apostoli, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa e dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Con il tuo spirito. Come figli di Dio, scambiatevi un segno di pace. La pace sia con te. Pace sia con te. La pace sia con te. Agnello di Dio. Agnello di Dio. Agnello di Dio. Siete sempre magnifici. Grazie. Sono del primo adesso. Vincenzo. Ho capito. Mi volevi dire che Rosario non prese la comunione. Ah. Perché? No, ora pure la comunione ce dobbiamo contare a Duca Russo. No. Pregherò mio padre che ti segua sul mare. Mio padre Poseidone. È il dio del mare! Ma come hanno fatto questo trucco? Pare vero. Questo è niente. Ti ricordi i 10 comandamenti? Il mare che si apre? Sai come fecero? Girarono le scene all'incontrario. Fecero scorrere l'acqua in una piscina. E poi rivoltarono la pellicola. A noi sembra che Polifemo sia enorme. Invece è piccolo. Sono i trucchi del cinema. Capiste? No. Ma se me lo dice Rosario? È un trucco vecchio, adesso non ho computer. Ha 10 anni che non vado al cinema. Lo fanno in televisione al cinema, si risparmia. Non ti preoccupare, ti ci porto io, mamma. Quando fanno Via col vento. Via col vento, quello non lo danno più. Sono quelli che mi piacciono, le storie d'amore, le romantiche. Benedica. Buongiorno. Grazie a voi stesso, non posso accettare. Mi dissero di portarlo a Vossia. No, portalo via.
che portarono? Niente, dal vino. Perché di domenica? Perché di domenica sono a casa. Volevano vedere se io in persona accettavo. E gli altri giorni sono al Palazzo di Giustizia. E chi lo mandò? Persone da Agrigento. Mandati di cattura, così tutti insieme, per qualche fattura falsa. Per un traffico di decine di miliardi. Fatture emesse da società fantasma in favore di imprese in associazione fra di loro impegnate in gigantesche opere pubbliche. È l'articolo 482 che prescrive il mandato di cattura. E che vogliamo sbatterle tutti dentro in nome della legge? Eh sì. Vogliamo mettere sul lastrico migliaia di lavoratori in nome della legge? Eh sì. Che ci siano gli estremi. Se mi permette, procuratore, non è l'applicazione della legge che manda sul lastrico dei lavoratori. Noi siamo giudici. Magari ai lavoratori ci pensa il sindacato. Levatino, io i tuoi mandati di cattura te li firmo. Ma risparmiami la predica. Sono da 40 anni in magistratura. Lasciateli studiare i verbali. Buona ragazza. Grazie. Una cosa, tu. Grazie. Quest'anno in vacanza. L'anno prossimo in pensione. Levatino, devo dire una cosa. Da domani sei in ferie. Quest'anno il mese di agosto tocca a te. Ma i mandati di cattura, che fretta c'è? A settembre ce ne parliamo. Buone vacanze anche a te, che hai bisogno di riposo. Divertiti, distraiti. Perché non ti fai un bel viaggio in continente? Alla tua età bisogna girare il mondo. Dai retta a questo vecchio gaudente. No, io me ne resto a Canicattì. Il tema della politicizzazione dei giudici si inserisce a pieno titolo nel dibattito sui problemi della giustizia. E se sono già serie le perplessità sull'adesione del giudice ad un partito politico, queste stesse ragioni appaiono centuplicate nella partecipazione a organizzazioni più o meno riservate, i cui aderenti sono fra loro legati da vincoli, della cui intensità e natura nessuno è in grado di giudicare e valutare. Qui bisognerà proclamare con assoluta chiarezza che la norma dell'articolo 212 del testo unico legge pubblica sicurezza, che sancisce l'immediata destituzione per tutti gli impiegati pubblici che appartengano ad associazioni cui soci sono vincolati dal segreto, si applica anche ai magistrati, che ne sono anzi logicamente, insieme ai militari, i destinatari più diretti. Dice Saetta, buongiorno. Rosario, che piacere. Finalmente ti facesti vivo. Scusa tanto, ma è il lavoro. Siamo in tre con 300 provvedimenti da seguire. Non me ne parlare, al tribunale di Palermo c'è l'inferno. Ecco qua. Grazie, non ti dovevi disturbare. Ce ne andiamo a mangiare con due belle limonate ghiacciate. Senti, che succede? Te lo leggo negli occhi che sei contento. Niente, le solite cose. Ancora zio Gioacchino. I mandati di custodia cautelare per gli imprenditori non li firmò. Il coraggio, chi non ce l'ha, non se lo può dare. Lei che mi consiglia? Dipende. Sono tutti di Agrigento. Oh, c'è anche gente di Catania, Palermo, Caltanissetta, Trapani. Palermo, Catania, Caltanissetta. E allora tu il procedimento lo dividi in cinque tronconi e lo mandi ognuno per ogni procura. Ecco, completo con tutte le carte, i riscontri, le documentazioni. Così qualche procura la trovo. Esatto. Già me la vedo la faccia di zio Gioacchino quando rientra dalle ferie. Però pensaci bene, mi raccomando, non essere impulsivo.
Va bene, tu sei giovane, lo capisco, però veramente io ci avevo già pensato. Ho voluto sentire il suo parere. E se io ti avessi sconsigliato, ci avresti rinunciato? Credo di no. Che testa che c'è. Tu sei caduto dal balcone di casa tua, si rompe la strada, non la testa. Suo figlio, come sta? Beh, si fa per dire. Lo sa, mi sono registrato tutte le cassette di Sergio Leone. Sì. A lui gli interessa. Sì, come no, a lui il cinema gli piace tanto. Guarda. Buongiorno. Sono qui per la sorella di Salonia. Vorrebbe un permesso di colloquio col fratello. Non sapevo che fosse suo cliente. Dello studio dell'avvocato Cascio, sì. Veramente io sarei in ferie. Cioè non mi occupo dei permessi dei colloqui dei detenuti. Allora perché non se ne va al mare? Lei ci va? Come no? Io esco da qua e vado in spiaggia. Bene, buon bagno. Senta, però visto che l'ho trovata potrebbe... No, guardi, credo di essere stato chiaro. Lei in ferie firma solo ordini di cattura... Arrivederci e grazie, dottor Levatino. Buongiorno. Buongiorno. C'è il maresciallo? Sì. Te lo chiami, sì. Sì, Alessandro, guarda, te l'ho già detto, sono tutti quanti in ferie, ma sto solo, ho preso l'appunto, come posso, mi interessa. Devo lasciare, ciao, scusami. Lasciamo, fratello, sono finite. Qua veramente, non sono manco cominciato. Trapani. Ho già capito. Che cosa hai capito? Che ci passiamo a costo con le fatture false invece che in famiglia. E conto sulla sua collaborazione, eh? Dottore, se fosse per me li avrei già messi dentro tutti. Sì, sì. Si può togliere la giacca. Ah, grazie, dottore. Beh, dopo direi comunque. Porta in setta. Ci va mai al mare? No, non mi piace la confusione, io preferisco la campagna. Ho capito, non sa nuotare. A lui l'ho scritto in fronte. No, io ci vado qualche volta, però dove sa piede, non mi avventuro. Con i bambini, poco poco arrana, vado io. A lei piace? Conosciuta. Perché mi vede in costume? Lei non ci si mette? Mi hanno trascinato gli amici, sono qui per caso. Con loro sta? Sì. Rosario, vieni a giocare! Mi scusi, eh? Buon divertimento! Arrivederci! Arrivederci! No! Vai, Johnny! Buongiorno Rosalia. Buona giornata. Oggi non è una buona giornata, Rosalia. Che successe, signora migliore? La caserma mi hanno a chiamare a mio marito.
sto in pensiero. Tutta la giornata si ammazza di fatica. La sera è sempre in casa davanti alla televisione, non avevi amici, non avevi vizi. Certo, se Rosario ci potesse mettere una buona parola, lui lo conosce. Magari, magari. Nemmeno a noi altri Rosario risponde se parliamo del suo lavoro. Nemmeno a suo padre. Che sogno venuto a fare? Galletti, Cangemi, Di Stefano, chi li conosce? Gente di Palma, di Ribera, di Sciacca. Suppe, ve l'assicuro, è stata una svista, credetemi. Un errore di persona. Avvocato, non avete detto niente, muto. La meglio parola è chi da che non si dice, vero? È la procedura. Sì, la procedura era la minchia. Ma mi sentirà? Sì, sì. Salutiamo, Rosario. Dottore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ma qua è tutta sta gente? Parano muschi. Usciere, avvocati, relatori. Gli di bottà. Da tempo era nel mirino delle cosche avversarie. I carabinieri l'avevano messo in guardia. Era un candidato all'obitorio, inserito in una lista di presunti mafiosi che secondo gli inquirenti sarebbero stati eliminati. Ma Rosario Allegro non se ne preoccupava troppo. L'unica precauzione che aveva preso era quella diretta che si portava sempre dietro. L'aveva addosso anche oggi, ma non ha fatto in tempo ad usarla. Lo hanno ucciso sotto gli occhi di... Tardi, in pensiero ci fai stare. Papà, solo 10 minuti. Dio mio. Perché avete spento? Cos'è questa novità? Tua madre ci ha dolato la testa. Tornò. Che grazie a tuo signor Ruzzo. Chi? Si sentono anche con la televisione accesa. Quindi se mamma ha male la testa, si può tenere spenta. Ma i fatti nostri ci facciamo. Allora, se ci facciamo i fatti nostri, non ci interessano i loro. Tutti possono tornare, andare e venire quando vogliono. Fatti loro sono, non nostri. Abbassa la voce, che sento. Guardate, Salvatore Cangemi, questo è il capo comandamento di Cani Cattivi. Ma quanto tempo era scomparso? Non era scomparso affatto, ma questo qui sotto ci stava da almeno 2 mesi. Mi dà fastidio, non so? Niente, ancora non mi ci sono abituato. Dottore, ci risiamo? Adesso fra i forti e i migliori ci scanneranno come maiali. Ora parlo della stessa cosa, no? Ora devo decidere chi è che comanda. Avvertiamo subito i familiari. Sì, d'accordo. Grazie. Meglio evitare indiscrezioni. Non capisco la fretta di sentirmi.
Sa com'è, onorevole, ma per questa indagine sull'assassinio di Gangemi abbiamo bisogno di acquisire tutte le notizie possibili sulla vittima. Noi temiamo che questo delitto ne possa provocare molti altri. Voglio solo farvi presente che per le 16 sono atteso a Roma per gli importanti impegni di governo. Stia tranquillo, ci spiegheremo molto prima. Lei conosceva Gangemi Salvatore? Gangemi? Gangemi, sa, ce ne sono tanti di Gangemi. Credo che un Gangemi mi fu presentato da Caroni Alfonso, un militante del mio partito. Crede di poter dire? O ne è certo? C'è differenza. Ricorda se Gangemi si sia rivolto a lei per ottenere un subappalto dei lavori che l'impresa BPC aveva ottenuto in trattativa privata ad Agrigento? Ritengo di poter escludere che il Gangemi si sia rivolto a me in quanto non conosco i dirigenti di questa BPC. È sua la firma in calce a questa lettera indirizzata all'ingegner Battista della BPC? Lettera di perorazione, un deputato ne firma tante, non si preoccupa del loro esito. Dunque la firma è sua? Un qualche amico mi avrà sollecitato a fare questa segnalazione. Comunque mi riservo di presentare fotocopia della documentazione. Preferiremmo avere l'originale della documentazione. Non capisco che collegamento possa esserci fra una lettera di segnalazione e la morte di questo Gangemi. Beh, signore. Onorevole, vuole essere così gentile da firmare il verbale? La corte si ritira per deliberare. Guarnera, mi hanno detto che mi cercava. Sì, volevo chiederle un consiglio su questa istanza. Mi passi i documenti? Ecco. Le può dare un'occhiata? Sì, mi sarebbe piaciuto sentire la sua arringa. Non si è perso niente. Avvocato Guarnera. Mi scusi. Prego. Cosa c'è? Accetteranno il ricorso, le stia tranquillo. Buongiorno. Si metta a sedere. Papà, ti ricordi quando mi hai portato per la prima volta a Palermo da bambino? E come no? Che pioveva. Sì, quando eri piccerito, ti piaceva la pioggia. Andavi senza scarpe in terra, per i peli. Mi pigliasti l'ecografia, l'analisi. Perché? I miei compagni? Veramente, pensavo di fare un salto a Palazzo di Giustizia a salutare Saetta. Tanto ci sarà da aspettare, va bene? Va bene, figlio, vai, sì. Rosario! Quanti ci porta qui? Come va? Bene, bene, tu? Bene. Accompagnai mio padre dal professor Licata. E che c'è? Qualcosa? No, una visita di controllo. Sa, l'età. Ah, mi facesti preoccupare. Vieni, vieni, accomodati. Spero di non disturbare. Tu? Mai. Però tutte le volte che bussano alla porta, da quando non mi mandano più le lettere anonime, non sono tranquillo. Non capisco. Quando ti mandano le lettere anonime? Vuol dire che vogliono farti paura. A me non me ne mandano più. È un brutto segno. A te te ne mandano? Parecchie. E allora devi stare tranquillo. Però, scusa se te lo dico, alla scorta non ci dovevi rinunziare. No, i miei si impressionarono troppo. E poi se niente chiedi, niente possono pretendere. Vabbè, questo è vero. Però tu lo sai, i grandi affari, ormai la mafia, li fai in provincia. Dove stanno i latitanti? A Enna, a Agrigento. Le famiglie non si riuniscono più a Palermo. Lo so, nel nostro paese. Bravo. E non mi piace, Rosario. Non mi piace. Vabbè, parliamo d'altro. Domanda? Ha saputo niente? Delle tue indagini sulle fatture false? Partirono i mandati di cattura. Lo so da fonte certa. Da Palermo? Da Trapani. Trapani. Stasera guarda la televisione. Però non ti fare illusioni. Gli imprenditori in galera ci restano poco. Fatelo dire da me. Lo so per esperienza.
di attenzione, sarò brevissimo. Alzo il calice in onore di Giovanni Minniti, che prende il mio posto a capo di questa Procura della Repubblica. Ma non la mia poltrona, perché quella me la sono portata da casa. E con me, col sottoscritto, a casa mia ritorna. Salute! 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 E che cosa dicono qui i giovani virgulti? Eccellenza, noi ci siamo permessi di offrirle questo nostro ricordo. Abbiamo pensato al suo hobby preferito, che adesso potrà coltivare meglio. Oh, ecco. E Minniti, è come se tornassimo a scuola. Il preside se ne va e gli alunni gli fanno il regalo. Si vede che ci volevano bene al loro preside. Ricordati che i sostituti ti vogliono bene soltanto quando te ne vai. Ma guarda che meraviglia! È bello. E così? O così? Ah, sì, signore. Alla salute dei magistrati, degli avvocati e, perché no, anche degli imputati. Salute! Oh, prego, prego. Anch'io ce l'ho un regalo per te. La toga. La mia toga. E quella è una toga che ti porterà consiglio. Hai saputo? Di cosa? La cassazione del fottivo, caro mio. Gli imprenditori liberi sono. Tutto annullato. Io lo so. I giovani sono impulsivi. Devono essere impulsivi. Annullato, ma come? Come voleva si dimostrare. Se io ti do un consiglio, tu bene. Non ti puoi bruciare perché ti viene il rovello, l'imbundatura, la fissazione. Quattro fatture false non bastano per tenere dentro un imprenditore. E quelli sono potenti di figlioli. E le fatture false erano? E va bene, erano false. Va bene, se... Argo ai giovani, i vecchi battono le trate. Come va? È libero? Voglio dire, ha impegni? Lei parla sempre così poco. Mi sta dicendo che sono poco socievole. È vero? No, non volevo dire questo, anzi, in tribunale parla e parla anche tanto. No, è che mi sembra un po' troppo solitario. Ha solo il lavoro in testa. Mi piace molto quello che faccio. Però mi interessano anche altre cose. Il cinema. Anche se non ci posso andare molto spesso. Le dispiace se le do del tu? No, anzi. Andiamo al cinema? Adesso. Se ti piace. Va bene. Prendiamo la macchina? Sì, è questa. Sì. Grazie. Prego. Grazie. Ti spaventa? Una bella commedia non era meglio. Avanti, avanti, chi è? Sì. Andiamo. Giornata magnifica. Qua è chi? La figlia della Guarnera. Dite che travaglia nello studio dell'avvocato Cascio. Ho
Parro Mazzaro. Cascio. Un avvocato de Cangeme, buon'anima. Buon'anima. La salsiccia. E chi l'ha deciso? La commissione. Cioè tu? Mangia, mangia. Un presto che rendiamo di corsa, va? La salsiccia viene buona che stanno. Ai, ai, ai. Ti piace la campagna? Sì. Che bello. Lo sai che laggiù c'era un campo di fave? Io mi ci nascondevo sempre. Poi papà mi veniva a cercare e non mi trovava. Dottore, c'è il giudice Livatino. Accusassere? Ma che vuole a quest'ora? Anche di domenica. Vabbè, Virginia, sarà successo qualcosa. Salutasi, salutasi. Rosario, che è successo qualcosa? Oggi non è il suo onomastico. Auguri. E chi ci pensava? Grazie, grazie. Come faccio? Ma... le ho portato la cassata che so che le piace. Grazie, grazie. Non ti dovevi disturbare. Pasticceria amata. Tu lo sai qual è il mio punto debole. Ti devo far ingrassare come un vitello. Lo sai, con tutti questi Sant'Antonio, Sant'Antonino, io faccio confusione. Allora ho deciso che me ne scorda e non se ne parla più. Siete di cuore, ci prendiamo un caffè. No, grazie. Lo sai che il caffè io non lo bevo. Va bene, qualche altra cosa. Non fa niente. Avanti, dimmi che c'è. Che ne pensa dell'avvocatessa Guarnera? Professionalmente? Anche. Non è che ti sei innamorato? Non so di preciso. Certo che... insomma... Ma tu sei giovane. Hai una posizione economica invidiabile. Insomma, sei un buon partito. Rosario, tu non puoi restare tutta la vita a fare figlio di famiglia. Allora, facciamo, ti do il 5. 5, 3, 8, scopa. Già, figlio, figlio. Allora. Pari, pari, dispari in mano. Dispari, ma l'ultimo l'ho fatta io, papà. Contiamo, dai. Contiamo, scopa. Contiamo. Ori, carte. Primiera è mia. 4-1. Vittorio in compagnia. Ha detto. Niente pari, che niente si sapi. Come si chiama? L'avvocato... Angela Guarnera. Un avvocato femmina. Che faccio, vado io? Luciano. C'è il dottore? Sì, è di là, entrate, entrate, accomodate. Il giudice Serta. Dove? Come è successo? Qua vicino, sullo scorrimento veloce, dopo lo svincolo per cani cattivi. Stava con suo figlio. Li hanno ammazzati tutti e due. Dio Maria. Massacrati. Dobbiamo restare tutti quanti, dottore. Tutti. Non serve la pena di morte, il carcere a vita. Se non cambiamo le cose, non cambiano manco i siciliani. Troppe garanzie, troppi riguardi, troppa politica. Così è la guerra persa. Noi li arrestiamo e c'è chi li libera. Così è la legge. Non spetta a noi cambiarla. Stava tornando a casa con quel ragazzo. Disgraziato. Innocente. Speriamo che niente si dia. No, il figlio deve averlo visto in faccia. Per questo l'hanno ammazzato. Sarà così. No.
Tutta la notte. Oddio. Ci fu una retata. Cristiani importanti arrestarono. Niente sapevo. Tu ma niente sai. Ad Agrigento ci sono 100 carabinieri, polizia, finanza. Tutti io debbo sapere. Tutti io li debbo arrestare. Mamma, che c'è? Il maresciallo è qua che è venuto a prenderti. Coi carabinieri. Perché? Mai vennero. Maresciallo, cos'è questa novità? Abbiamo passato una bella nottata, dottore. Cose grosse. Buongiorno. Buona giornata. Quel ricco d'amici è povero di guai. Salutiamo. Capirai, tutti ci stavano. Petruzzello, Colletti, Messina, Scaroppa, pure Cachia. Antonino Forte c'era. E quello non poteva mancare. Li abbiamo sorpresi a tavola. Poi mangiavano aragosto quei figli di puttana. E proprio Forte, come ci vide, disse: oh, una spiata fu! Che poi ha indovinato. Chi è che ha firmato gli ordini di cattura? Il procuratore in persona. Dovevano nominare il capo commissione al posto di Gangeni. Sanno che a voi nessuno vi disse niente. È migliore? Com'è che è ancora in circolazione? A Villa Seta stanotte non ci stava. Quello è più furbo di tutti. Sua moglie, tutto bene? Sì, grazie, sì. Anzi, il dottore ha detto che il bambino sta già in posizione. Che è questione di giorni. Preferite maschio o femmina? No, dottore, no. I figli sono tutti quanti uguali. Beh, però magari che maschio. Così magari l'aiuta. Vero, eh. Però è bello avere i bambini. Come si sono giustificati? Ai carabinieri hanno dichiarato che si erano riuniti per una battuta di caccia. Buongiorno. 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 Ciao, Rosario. Scusate, ma sono stato avvertito in ritardo. Bisogna assegnare l'inchiesta, iniziare gli interrogatori. Io avrei pensato a te. Va bene, va bene. Calì ha famiglia, io no. Assegna a me l'inchiesta. Naturalmente con la collaborazione di tutti. Ciao, Di Jungo, passa china. Signor Gerlando, s'accomodi. Lei è il proprietario della villetta incontrata a Maddalusa di Villa Seta? Io? Niente. L'affittuario? Io affettuario? Mai. Allora ci abita abusivamente con la famiglia? Abusivamente? Mai hai abusato. Allora a che titolo la occupa? Perché lei fu arrestato. È della moglie.
Si ricorda che fece e dove andò l'11 giugno? Da quale anno? Di quest'anno, giovedì scorso. Un buon ricordo. Dove andò? A Porto Empedocle. A fare che? A cattare pesce per la famiglia. 10 chili per la famiglia? Famiglia numerosa. E poi tornò a Villa Seta. E certamente, se sono andato a comprare il pesce per la famiglia, che me ne potevo andare a spassarmela. E chi trovò a casa sua? Un buon ricordo. Allora glielo dico io. Trovò Colletti Luigi, Antonino Forte, poi vennero Graniglia Pasquale, Cachia Vincenzo. A tavola 15 eravate, la famiglia al completo. So dice così. Signor Gerlando, ora le faccio una domanda un po' difficile. Si ricorda almeno dove l'hanno arrestata? Un buon ricordo. A casa tua, Gerlando, con i tuoi amici a mangiare il pesce, vi siete riuniti. Avvocato, è inutile che suggerisce le risposte all'imputato, no? Avvocato, lei va a parlare solo quando piscia a cantina. Lei conosceva Gangemi Salvatore? Quell'Audi 100 seppellita col Gangemi, non fu lei a vendergliela? È vero quello che ha dichiarato Gerlando poco fa? Che vi riunisse per nominare il capomandamento dopo la morte di Gangemi, è vero? Gerlando niente disse e niente poteva dire. Malato cervello sono. Malato cervello sono. Una cosa. Cancelliere, abbiamo finito. Vuoi venire al mare con me domenica? Va bene. Se il mare fosse di inchiostro e il cielo fosse di carta, non basterebbe a descrivere il mio amore. Lo dici a me? No, beh, è venuto in mente perché hai nominato il mare. Grazie, gentile, eh? Lettere d'amore ne hai mai scritte? Ci ho pensato, ma mi sono sentito subito ridicolo. E perché? Non lo so. Ci sediamo qua? Sì. Cos'hai? Penso a Saetta, a suo figlio. Penso a me. Forse non riesco a scrivere lettere d'amore perché riesco a vedere un domani. Anch'io mi sono sentita così quando hanno ammazzato mio padre. Gli hanno sparato come un cane a Catania. Nel nostro ufficio entrano tante brutte persone e sempre mi chiedo se qualcuno di loro non sia l'assassino di mio padre. E io rischio di essere il suo difensore, magari d'ufficio. Andiamo, va. Ti dà fastidio se ti vedono insieme a me? Se lo pensi davvero mi dispiace. Ti piace questo vestito? Perché ti piace il rosso? Sì, mi piacciono i colori vivaci. Perché non ci sposiamo? Come? Sposiamoci. Così? Sì, così. Sì, sì, lo sicuro. Sì, sì, certo. Mi crede, eccellenza, evidentemente il mio sostituto non ha potuto farne a meno. Ma d'altra parte non le sarà difficile chiarire. Certo, certo, ogni riguardo. Arrivederla, grazie, arrivederla. Mi ha fatto chiamare? È già la terza volta che telefona. Questa volta addirittura da Montecitorio. Ma è assolutamente necessario per le indagini. Sì. Allora, decidi tu. Accusato di associazione a delinquere di stampo mafioso. Conosce qualcuno di questi signori, onorevole? No. Eppure Gerlando ha dichiarato che lei è stato testimone di nozze del figlio Calogero. Gerlando è in questa lista.
Conoscevo il figlio della persona che lei mi ha citato in quanto fidanzato della figlia del professor Paladino, mio amico. La sera antecedente alle nozze, il professore venne a trovarmi a casa dei miei suoceri e mi pregò di fare da testimone di nozze per sua figlia. Lei non fu sorpreso in modo negativo di essere stato invitato a fare da testimone soltanto la sera prima delle nozze? Era già successo altre volte. Oltretutto lei è persona assai nota. E comunque non presenziai al pranzo di nozze. Come mai? Un testimone firma l'atto di matrimonio e scappa via. Evidentemente c'era qualche persona che lei non voleva incontrare. Sono abituato a incontrare ogni genere di persona. Insomma, lei conosceva o no il padre dello sposo? Non ricordo di aver mai sentito fare il suo nome. Eppure è un nome tristemente noto. La più parte del mio tempo io la trascorro a Roma. Non è ad Agrigento, a Sciacca, a Palma che raccoglie i suoi voti di preferenza? Non capisco né il senso né la ragione delle vostre domande. Si dà il caso che Gerlando ha indetto una riunione per eleggere il capocosca di Agrigento e la gran parte dei partecipanti ora indiziati gravitano nella sua area elettorale. Ho raccolto 50.000 voti di preferenza. A nessuno posso impedire di votarmi, nemmeno agli schedati. Questa è la democrazia. Prego. Questa è la democrazia. Amore, che fanno? Ti piacciono i bambini, eh? Tanto. Con permesso. Ecco, questa è casa mia. Prego, prego. La vita, Uno viene dal continente, a cane cattivo. Vita su una casa e credetemi, ci dimentica proprio la parlata del paese suo. E così è. Signori, salute e benvenuti. Vero che ha chiesto il trasferimento? Mi lascia solo? No, no. Mi rimango qua anche dopo la pensione. Io ci sto bene. Signore, guardi che bellezza, che paese. A me veramente piace pure la gente. Mi piace la parlata, i costumi e anche questa riservatezza che c'hanno a voi. Che ci avete? Mi piace. Sono un integrato, signore. Faccio parte della famiglia, come a voi, qualche volta. E sua moglie che dice? Mia moglie intanto è qui. Capirà, quella sta a casa sua e poi è lei che comanda, come sempre, signore. No, c'è festa. Dai, lasciamo il signor giudice. Obbedisco. Vieni, arrivederci. Prego. Gola, Rosa, piace un pochino. Dai, zio, auguri, Eccoli. Non è per Rosario. È troppo cittadina. E su, se vi vede così Rosario si dispiace. Che faccio? Gli vado incontro o aspetto? Vado io. Voi andate a sedere. Rosario. Buongiorno, prego. Buongiorno. Prego. Mamma, questa è Angela. Mia madre. Piacere. Mio padre. Piacere. Piacere. La mia professoressa di latino, te l'ho già presentata. Sì, sì. Un bicchierino di liquore. La fece la mamma di Rosario con i limoni del giardino loro. Bellissimo. Grazie. È uno studente indimenticabile, Rosario. E lei dove fece il liceo? A Roma, all'università a Napoli. Hai sentito? A Roma, a Napoli, grazie. Lei abita a Agrigento? Sì, ma grazie a un'eredità che mi ha lasciato una mia zia, mi sto costruendo una villetta a San Leone. Ma intanto vive con i genitori? No, un appartamento. Mamma, volevo convincere Angela a fare il concorso in magistratura. Non insistere, mi piace fare l'avvocato. Civile o penale? Penale. E Rosario l'ho conosciuto proprio perché facevo il penale. E allora pensate di sposarvi quest'anno? È che in verità non ne abbiamo ancora mai parlato. La
sua generalità. Che domanda mi fai, Rosario? Antonio, dire tue generalità, è la procedura. Forte Antonino. Nato il 26 aprile 1930, a Canicattì, a 100 metri da casa sua. Da bambino ti conosco. E dia da lei. Io sono il giudice, anzi il signor giudice. La corte si ritira per deliberare. Ciao Di Salva. Ciao Rosario. Come va? Forte? L'associazione di stampo mafioso, prevede. Da Palermo è arrivato lo stralcio dell'interrogatorio di Politano. Ce n'è abbastanza per fare il mandato di cattura migliore. Il mio vicino di casa. Ti posso chiedere di firmarlo? È un favore personale. Ora? Subito? Ho paura che se quale carte circolano qualcuno lo avverte. Scusa Rosario, di questa cosa te ne occupi tu? Se te ne occupi tu lo firmi tu. Scusa. Posso parlarti un attimo? Francesca Gioia, andiamo a... Ciao. Che c'è, bello? Ho capito. Lo firmo io il mandato di cattura, dammi. Scusami, non vorrei che fraintendessi. Non c'è bisogno neanche che ti giustifichi. Non ci aiutiamo fra di noi. Immagini che cosa succede, papà? Ah, queste cose io me le volevo immaginare, mi devo. Tu non sai niente, me devo immaginare. Vabbè, calma, immaginiamo. E mi immagino, sì, ora, bravo. Era sola, pigliaro, meschina. Io non c'era. Il mandato lo firmaste tu? No. Se no firmava. Papà, va a dormire, per favore. Dobbiamo dormire una notte così, dobbiamo dormire. Si dorme una notte così.
Angela. Rosario, scusa, è una giornata terribile oggi, non posso fermarmi neanche un minuto. Quando ci vediamo? Presto, chiamami, eh. Signor giudice, mi scusi, permetto una parola? No, gli avvocati, le dicevo giovedì. Buongiorno. Comunque, capitano, non aspettiamo, andiamo avanti. Benissimo, io comunque li mando gli incartamenti. Buongiorno. 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 Maresciallo! A lei raccomando soprattutto migliore. Faccia sapere in giro che ho ordinato il sequestro di tutti i suoi beni, terreni, conti correnti. Quando saprà che sta per perdere tutto, vedrà che salterà fuori. Sì, ma secondo me quello si presenta prima che scadano i termini di carcerazione. Comunque, non è andato lontano. Dottore, noi che lavoriamo qua lo sappiamo benissimo che lei non c'entra niente. Sentiamo benissimo che il mandato di cattura, anche se l'ha firmato Calì, è suo. La talpa c'è, ma chi mette in mezzo voce sul suo conto lo fa con uno scopo preciso. Sono avvocati, imprenditori e politici che sono più mafiosi dei mafiosi. Comunque non si preoccupi, io a migliore, riconterò anche i peli del culo, riconterò. Con rispetto parlando, mi scusi. Bello, no? Vieni. Qua c'è il soggiorno. Lì la cucina. E da questa parte ci metterai il tinello per tutti i giorni. Ti piace? Certo che spazio ce n'è tanto. Quanti metri quadrati sono? 400. Luminosa. Grande. La camera da letto invece va qua. Che te ne pare? Guarda oggi come si vede bene Punta Bianca. È veramente bella. Ma tu qui ci vivresti? Mi piacerebbe. Ti piace o non ti piace? Angela, io e i miei non li posso lasciare soli. Sono anziani, hanno solo me. Già vivono nell'angoscia continua che mi possa succedere qualcosa. Figurati se me ne andassi. Io con i tuoi non ci vengo a vivere. Non funzionerebbe, dai. Sono tutta un'altra cosa. Se tuo padre fosse vivo, tu mi capiresti. No, è che tu non ci tieni, a me è diverso, Rosario. No, tu ti sbagli. Sarebbe una tragedia. E perché sarebbe una tragedia? Se dopo tuo padre dovessi perdere anche tuo marito. Forse è meglio che restiamo amici. Quindi lo fai per me? Eh? Lo fai per me, Rosario? Angela, non mi lasciare, ti prego. Angela! Angela! Rosario, che stai facendo? La doccia! A quest'ora la doccia. Papà, a quest'ora! Che fa? La doccia si fa.
A quest'ora? Strano, addivantato. Io lo sento. È infelice. Dottor Livatino. Permette. Giuseppe Migliore ha chiesto di costituirsi. Vada alla caserma dei carabinieri. Veramente intende costituirsi nelle sue mani. È giù in auto che aspetta. Si fida soltanto di lei. Migliore Giuseppe non deve fidarsi delle persone. Si deve fidare esclusivamente della giustizia. Brigadiere, brigadiere. Mandi giù due uomini. Il latinante Migliore davanti al palazzo. Andiamo. L'avvocato Cascio in arresto, favoreggiamento. Ma io, dottor Livatino, io sono l'avvocato Cascio. Io sono stimatissimo da tutti. Che diranno di me? Il cancelliere non l'aspettiamo? No, verbalizzo io. Grazie. Generalità? Migliore Giuseppe, nato a Canicattì 5 agosto 1937. Presidente. A mia casa. A casa mia. In Canicattì. Piazza Umberto I, numero 10. La informo che da questo momento lei può avvalersi della facoltà di non rispondere. Penso che a fare. Non esagerare. La prego di spiegare al suo cliente che io sono un sostituto procuratore della Repubblica, che lui è un imputato e per questo lo sto interrogando. Sì, ma non è che... Gli spieghi anche che deve rispondere alle mie domande se vuole, ma non è autorizzato a fare commenti né a rivolgersi con un tono diverso da quello previsto dai rispettivi ruoli. Glielo spieghi. Perché non lo tollero, da lui né da nessuno. Questa è la copia del mandato di cattura emesso in data 12 giugno 1989 e non eseguito per irreperibilità dell'imputato. Lei è stato latitante per circa un anno. Dove si è nascosto? Latitante. Su questo punto vorremmo tornarci più tardi. Avvocato, qui non facciamo mica avanti e indietro. O risponde o si rifiuta. È una settimana che c'è questa tosse maligna. Si sente tutto da sopra. Scusate. Vado a chiedere di sostituirmi con qualcun altro.
Questa è la grumetta di Forte incontrata a Bagni. Questa è la villetta di Canicattì, intestata alla moglie. Sì. Questo è un terreno agricolo. Oggi è diventato tutto edificabile. Ovviamente dopo che l'ha comprati Forte. Ovviamente. E i provvedimenti di sequestro di Migliore dove sono? E abbia pazienza, dottore, ancora un paio di giorni. Come? Qui stanno tutti in vacanza. Non soltanto a Catasso. Dottore, che problema c'è? Oggi tocca a Forte, domani tocca a Migliore. Doveva dirmelo subito. I provvedimenti dovevano partire insieme, tutte e due. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Mamma, sei già uscita? Papà? Pronto? Angela, sono io. Scusa Laura. Niente, volevo sentirti. Vorrei vederti. Devo parlarti. Ma io voglio parlarti. Oggi? Stasera? Grazie, Angela. Sì. Dormi, dormi. Ciao. Giudice deve offrire di se stesso l'immagine di una persona seria, equilibrata, responsabile.
l'immagine di un uomo capace di condannare, ma anche di capire. Solo così egli potrà essere accettato dalla società. Questo, e solo questo, è il giudice di ogni tempo. Se apparirà sempre libero e indipendente, si mostrerà degno della sua funzione. Se si manterrà integro e imparziale, non tradirà mai il suo mandato.